Visto che in questo periodo siamo tutti a casa e tutti quanti stiamo cercando di fare il pane a casa, io non trovo, cioè, ho provato a fare tante ricette, però una mi è venuta buona e anche molto facile. E a mio modo, è la migliore di tutti. Quanto mai, papà? Era mio figlio Matteo, cioè, a posto, questo. Però chiede a mia moglie, perché mia moglie sta con me, sta con me, moglie, sta via, no? Chiedendo a mia moglie: Domi, com'è la mia ricetta per il pane fatto a casa? Cambia mestiere. Tutto a posto. Sta arrabbiato oggi, quindi non vi preoccupate. E con il profumo del mio pane riesce a catturare il naso a chilometri di distanza. Ma ora, sigla! Dosi per mezzo chilo di impasto. Qualcuno sta dicendo: Agostino, ma tu le tue ricette, quando usi cioè, che farina usi? Qual è la marca? Non me lo volevo dire, però io mi sto trovando bene. Ma no, perché non volevo dire perché, però io devo fare complimenti alla farina Caputo. Dosi per mezzo chilo di impasto. Mezzo chilo di farina di tipo 00, 250 ml di acqua, 10 g di sale, 5 g di lievito, farina di semola e olio extravergine di oliva. Andiamo alla preparazione. Come sempre io uso il mio cooking chef. Eccolo qua. Non mi abbandona mai. È bella sta cosa, perché questo Kenwood l'ho regalato a mia moglie. Ma poi alla fine lo sto usando sempre, cioè sempre io lo sto usando, eh? Vabbè. Mettete la farina, un poco, Domi, come sempre, un po', basta. Velocità 1, metti un po' d'acqua. Il sale. Metterci pure un altro poco d'acqua, così il sale si scioglie meglio. Una volta sciolto il sale, metteteci il resto della farina. Il lievito. E finire di mettere l'acqua. Fatelo girare così per 2 minuti. Passate 2 minuti, mettiamoci un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ho messo l'olio extravergine di oliva per ottenere un prodotto più gustoso e morbido. E fate girare alla minima velocità per 12 minuti. Voglio dire una cosa, dipende dal tempo, eh. Se è troppo umido, sapete che l'impasto diventa più morbido. Quindi se vedete che l'impasto è troppo morbido, aggiungete un altro poco di farina. L'impasto è pronto. Prendete la farina di semola, mettetela sotto. Questo è l'impasto. Mettete un po' di farina di semola nelle mani, fate un bel panetto. Oh! Mettiamoci un panno sopra e mettiamolo nel frigo per 12 ore. Messo nel frigorifero, facciamo passare le 12 ore. 12 ore. Lo fate la sera, così la mattina dopo lo prendete e lo infornate. Buonanotte, ci vediamo rimane. Mi sono addormentato vicino al frigorifero, al frigo. Sono passate le 12 ore. Ora prendiamo l'impasto. Fate la forma di un panetto. Prendete una base di legno, un po' di farina di semola
sotto, prendete il panetto, si deve fare la seconda lievitazione, quindi fidatevi di me, vi fidate? Come sempre no, ma fidatevi. E fatelo crescere per un'altra ora e mezza. Un panno sopra, come sempre. A dopo. Io per far cuocere il pane ho messo un recipiente di ferro. Vedete? Con l'acqua. Lo metto sotto. State dicendo, ma perché hai messo l'acqua nel forno? Ne migliora la cottura e dà un aspetto migliore. Per la cottura, per chi ha una pietra refrattaria, è meglio ancora. Se no potete usare tranquillamente una teglia con una carta da forno. Eccolo qua. Pane lievitato. Facciamo due tagli. Facciamo due tagli sopra. Fatelo cuocere per circa 50 minuti. Mettete il forno a 220 gradi i primi 10 minuti. E poi lo mettete a 200 gradi. Andiamo a vedere se è pronto. Wow. Guardate qua. Che ne dite? E con forno spento rimanete aperto lo sportello. Così finisce di asciugare. Oh, eccolo qua. Che ne dite? Oh, e voilà! Pane fatto in casa dal vostro cuoco preferito. Assaggiamo. Vai, Domi, taglia. Ecco qua, come sempre assaggiamo. Croccante all'esterno e morbido all'interno. Buono, con un paio di fette di salame napoletano. Wow, che è? Comunque buono. Si può fare, si può fare, si può fare. E anche questa ricetta è finita. Spero che vi siete divertiti, spero che vi è piaciuto, spero che non mannaggia tutto a posto a quel paese, ma spero di avervi regalato qualcosa di buono. Quindi, come sempre, iscriviti al mio canale, perché lo sapete, no? Perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana, e in questo caso, Rubban. Alla prossima!